Ancora amici, terzo servizio, location Teatro Ghione, ha ospitato il 15° concorso nazionale Giovani Musici, finale solisti e gruppi da camera, evento a cura dell'Associazione Fabbrica Armonica e come sempre vediamo il contributo video. Buonasera, sono Annalisa Pellegrini, il presidente dell'Associazione Fabbrica Armonica e insieme a Stefano Palamidessi ormai da 15 anni organizziamo il concorso Giovani Musici, un concorso nazionale dedicato sia ai ragazzi delle scuole medie di indirizzo musicale e sia anche invece ai ragazzi di qualsiasi età fino ai 18 anni. La caratteristica del concorso è che è aperto a qualsiasi categoria strumentale e che mette a confronto tra di loro ragazzi di età diverse. Perché? Perché il concorso vuole essere un momento in cui si scoprono talenti, per cui è bello trovare il talento anche nel piccolo che ha iniziato da poco a studiare e che poi si evolverà e potrebbe diventare un virtuoso della musica da grande. E il concorso nei suoi 15 anni di vita, devo dire la verità, che ha assegnato i premi di categoria, i diplomi oro, a numerosi ragazzi e ragazze che attualmente fanno anche questo mestiere del musicista con ottimi riconoscimenti e sono presenti anche nelle orchestre, non solo in Italia ma anche all'estero. Buonasera, sono Cecilia Micheletto, ho 17 anni e suono il violino e ho vinto il primo premio con mia sorella Greta nella categoria D nel concorso Giovani Musici. Buonasera, sono Greta Micheletto, ho 15 anni, suono il violoncello e appunto ho vinto insieme a mia sorella che facciamo insieme questo duo Micheletto. E volevamo ringraziare il concorso Giovani Musici per averci dato questa fantastica esperienza stasera per suonare in questo bellissimo teatro e ringraziamo entrambe. Grazie mille a tutti quanti, sempre bello suonare nei teatri, grazie. Salve, mi chiamo Pasquale Picone e io e Niccolò abbiamo vinto il primo premio per quanto riguarda la categoria di musica da camera. È sempre bello suonare in teatro e... Buonasera, io sono Niccolò Laiso. È stato bello vivere questa esperienza dopo un lungo periodo vissuto in casa a causa del Covid. È sempre bello suonare in pubblico. Buonasera a tutti. Thank you.
Buonasera, mi chiamo Samuele Albertini e ho vinto il primo premio nella categoria A del concorso Giovani Musici. Volevo ringraziare il festival e gli organizzatori per questa bellissima esperienza. È il primo concorso dal vivo, dopo tutti i concorsi online che si sono purtroppo dovuti fare a causa Covid. Ma ringraziare soprattutto il mio maestro che mi ha seguito per tutto questo tempo, Luigi Travaglini, di Ascoli Piceno. E grazie mille. Ciao, sono Greta Dario, ho 14 anni e ho vinto il premio Giovani Musici della categoria B e il premio del pubblico e sono molto contenta di aver partecipato a questo concorso e di essermi esibita in questo teatro. E, niente, grazie mille. Buonasera, sono Raffaella Corda, docente di pianoforte presso l'Istituto Comprensivo Piazza Winkelmann e ho avuto ben due finalisti quest'anno, Greta Dario che ha vinto la categoria B, premio Giovani Musici e premio del pubblico e Ivan Muraro della categoria 1 che ha preso anche il premio del pubblico. Io presento veramente ogni anno da tanti anni i ragazzi ai concorsi, ma come spiego loro il concorso per me è un mezzo. Non è il fine, è un mezzo, è fondamentale per la loro crescita, perché sono molto stimolati nel lavoro e poi spesso ne presento tanti, quindi vanno in gruppo, è veramente molto importante, proprio come tappa formativa, indipendentemente dal risultato. Allora, voglio ringraziare tutte le persone, tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso, non solamente in questa edizione ma anche in quelle precedenti, particolarmente in questa edizione perché è la prima post-Covid e per noi, per tutti quanti, rappresenta la ripartenza, il ritorno ad una condivisione che fino a qualche tempo fa ci è stata negata. Ringrazio i docenti, le famiglie, tutti coloro che sostengono i ragazzi nel percorso verso l'arte e verso la musica.